Il suo tè, signora. Grazie. Buongiorno, signorina. Le vado a preparare il caffè? Lo vuole? Sì, grazie, Evelina. Ma dobbiamo essere in clinica tra un'ora e non sei ancora vestita. Ho deciso di non venire. E perché? Perché? Ma perché detesto mettere piede negli ospedali o cose del genere. Mi mettono addosso una tristezza. Sono sempre posti squallidi. Ma mio padre ha appena avuto un infarto. Beh, si è ripreso, no? Non ti preoccupare, lo chiamerò. Capirà benissimo. È incredibile. Che cosa? Che tu non voglia venire. Affatto. Non ci trovo niente di assurdo, anzi. Sono sicura che la mia presenza non gli farebbe neanche piacere. Mentre avere sua figlia vicino lo riempirà di gioia. Signora, hanno appena telefonato dal Politeama. Hanno confermato i 2 posti prenotati a suo nome per questa sera. Grazie. Amerigo, mi faccia ancora un favore. Mi prenoti un tavolo al Brigantino. Gli dica il solito tavolo per dopo il teatro. Certo. Eleonora, ti serve qualcosa? No, niente. Grazie, Amerigo. Vedo che la malattia di mio padre non ha cambiato in niente le tue abitudini. Cos'è, una predica? E che cosa dovrebbe cambiare? Io non ne vedo il motivo. Io credo che ci sarebbe il motivo. Per l'apparenza? Ma io me ne sono sempre infischiata delle apparenze. Per me che Carlo ci sia o no non cambia nulla. È un pezzo che passo le serate da sola o con chi mi pare. Non credi che gli dovresti un po' di gratitudine per tutto quello che ha fatto per te in questi anni? E che cosa mi ha dato? Mi ha sposata e io ho sposato lui. Siamo pari, no? Io credo che potresti dimostrargli almeno un po' d'affetto. Senti, adesso mi hai stufato. Prima che tuo padre si sentisse male, chi ha litigato con lui? Chi ha deciso di andarsene via da questa casa? Io o te? Che cosa c'entra questo adesso? C'entra, c'entra. Perché dopo che sei andata via l'altro giorno, tuo padre era ridotto uno straccio. Smettila. Lo sai che un'emozione forte può provocare un infarto. Ti ho detto di smetterla! E allora tu non dirmi più cosa devo o non devo fare. Sono fatti miei. Sì, pronto. Buongiorno, Claudio. Come sta? Chi parla? Ah, non mi riconosce? Ah, è lei. Buongiorno, signora. Oh, signora. Può chiamarmi anche Fulvia? Ci proverò. La disturbo? No. Oh, sì, invece. A lei non piace essere distratto dal suo lavoro. Io non la distrarrò più del necessario. Volevo invitarla questa sera ad una prima di teatro. Questa sera dovrò rimanere fino a tardi in ufficio. Non vorrà lasciarmi andare da sola? Verrei molto volentieri, ma temo proprio di non potere. Guardi che non è mia abitudine invitare gli uomini a uscire con me. Lei dovrebbe esserne lusingato. Infatti lo sono. Ah, e allora passerò a prenderla stasera alle 8 in ufficio. Cosa posso dire? A questa sera. Arrivederci. Arrivederci. Anche l'ultima volta che ci siamo visti, mi hai portato dei fiori. Lo so, non ho molta fantasia. Ah, no, no, no. No, non volevo dire questo. Lo sai che i fiori mi piacciono. Ah, mi hanno detto che sei tornata a casa. Sì, la stessa sera. Ho visto anche l'ambulanza che ti stava portando via. E come mai... Sì, insomma... Come mai ti sei decisa a tornare? Perché le cose con Sandro... Sì, insomma, sono più complicate di quello che immaginavo. Per via della moglie? Papà, ne dobbiamo proprio parlare. No, 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 va bene, va bene. E adesso? Che cosa conti di fare?
Pensavo di tornare a lavorare alla Carrara. Che ne dici? Mm-hmm. Ah, è un'ottima idea. Davvero lo vuoi, papà? Non ce l'hai con me? No, no, al contrario. Non osavo neanche più sperarci. Dopo tutto quello che era successo. Io ti volevo chiedere scusa per quelle cose terribili che ti ho detto. Non le pensavo veramente, ero fuori di me. Tu lo sai che ti voglio bene. No, ma tu non mi devi chiedere scusa. No, anzi, sono io che voglio confidarti una cosa. Cosa? Avanti. Ciao, papà. Ciao, Matteo. Come stai? Bene, grazie. Hai davvero un ottimo aspetto, papà, davvero. Grazie, Gabriele. E Fulvia? Non verrà. Dice che odia l'atmosfera delle cliniche. Forse non la trova abbastanza divertente per i suoi gusti. Quando pensi di tornare a casa? Ma spero il più presto possibile. Ci hai fatto prendere davvero un grande spavento, papà. Ah, Marina ti manda i suoi saluti. Grazie. Come vai in ufficio? Ah, benissimo, per quello proprio non ti devi preoccupare. Ah, no, non mi preoccupo affatto. Anche perché in mia assenza nessuno potrà combinare dei guai. Cosa vuoi dire? Ho disposto che Claudio abbia il controllo e il diritto di veto su ogni spesa che la Carrara dovrà fare. Inoltre, la sua firma sarà necessaria su ogni contratto. E perché tutto questo? È meglio essere prudenti. Hai qualcosa in contrario? No, no, figurati. Hai fatto benissimo. Anche perché magari in tua assenza come vicepresidente avrei potuto contare qualcosa, invece in questo caso... È meglio essere prudenti, te l'ho detto. È meglio soprattutto non fidarsi di me, invece di Claudio Torri. Basta, Matteo, non mi sembra il caso di litigare. Ma sì, lasciamo perdere, dai. Faccio avere i dati di vendita del cittadino, per favore. Sì, signorina. Ha ancora bisogno di me? No, grazie, Rita, può andare. Mi raccomando i dati, se li ricordi. Sì, signorina. E bentornata. Grazie. Sì, pronto? Sono Sandro, come stai? Ciao, bene, grazie. E tuo padre? Sono andata a trovarlo in clinica. Ah, e come stava? Beh... pensavo di trovarlo peggio. È sempre il solito, una specie di leone in gabbia. E a noi due ha pensato? Sì, certo. E cosa intendi fare? Beh, ti avrei telefonato uno di questi giorni appunto per questo. Ho lasciato molte cose a casa tua, vorrei venire a prenderle. E quando intendi venire? Magari stasera, più tardi o domani. Benissimo, stasera va bene. Ti aspetto. D'accordo. D'accordo. Ciao. Ciao. Valeria, ma sei veramente tu? Piero, come stai? Ma che sorpresa. Ti stavo guardando e mi dicevo, è lei o non è lei? Ma lo sai che sei cambiata? Cambiata? Perché cambiata? Sei dimagrita, ma stai bene? È un sacco di tempo che non ci vediamo, eh? Un anno e un mese. Era il giorno in cui Sandro se n'è andato da casa. Ah, sì, mi ricordo. Eri venuto tu a prenderlo, perché aveva la macchina rotta. Come al solito. E ancora non si decide a cambiarla. Sai dov'è? È tanto che lo sto aspettando. Ma credo che sia fuori per un servizio. Non avevi un appuntamento? Sì. No, veramente no. Piero, quando vedi Sandro... digli che il capo lo vuole. Pare che sarà lui ad occuparsi del caso Ermanni. Novità? È scappata all'estero. Nessuno sa dove. Ma di un po' una cosa. Ma non era proprio per un articolo su Ermanni che Sandro litigò con Carrara e poi si licenziò dal suo giornale? Sì, credo sì. Secondo me Carrara aveva qualcosa da nascondere. Sì, va bene, puoi andare.
Simpatico Gianni, eh? È uno nuovo. Ora tornerà lui a occuparsi del caso Armanni. Ma io non lo so, veramente. Ma come no? L'ha detto adesso Gianni. Ha anche detto che Carrara aveva qualcosa da nascondere, che forse è implicato in questa vicenda. Beh, sai, io non ne so molto di questa faccenda. E comunque Sandro potrebbe spiegarti meglio di me. Senti, per me si è fatto veramente molto tardi. Senti, io devo andare. Tu che fai? Rimani, aspetti ancora? Sì, sì, vai pure. Non ti preoccupare per me, tanto io non ho niente da fare. Ciao, allora. Ciao. Sì, avanti. Disturbo? No, vieni, Claudio. Volevo darti il benvenuto e dirti che sono molto felice che torni a lavorare con noi. Grazie. Si è sentita la tua assenza, sai? Beh, adesso esageri. No, lo penso veramente. Perché eri una delle poche persone qui alla Carrara ad avere delle idee. Io credo che in questo momento ci sia veramente bisogno di idee nuove. Sì, infatti Rita mi ha appena portato i dati sulle vendite e non mi sembrano molto incoraggianti. No, infatti. Eleonora? Ah, ci sei anche tu. Ciao, Matteo. Senti, ti ho portato il nuovo progetto per quella rivista di cui ti ho già parlato. Se poi ci vuoi dare un'occhiata. Sì, grazie. Posso averne una copia anch'io? Ah, già, dimenticavo. Adesso tutto deve passare per le tue mani, già. Tutto dipende da te. Mi dispiace, Matteo, che tu la prenda in questo modo. Ma non è colpa mia se tuo padre ha deciso così. No, no, io sono convinto che lui abbia fatto la scelta più giusta. Tu sei perfetto. Non muoveresti neanche una sedia qua dentro senza il suo consenso. Ti sbagli. Ah, sì? Ma vedremo. Ciao, Eleonora. Ciao. Ciao. È da molto che aspetti? No, da poco. Piero ha detto che sono 2 ore che sei qui. Ah, davvero? Non me ne sono neanche accorta. Come stai? Bene, benissimo. Questa giacca ha un brutto colore. Ti sta male? Non te la dovresti mettere. A me piace. Prima è venuto un tuo collega, Gianni. Dice che ora ti occuperai di nuovo del caso Armanni. Cosa? Ah, sì, me l'ha detto Piero. A proposito, devo andare dal direttore. Cosa volevi? Beh, io volevo invitarti a cena, Sandro. Non posso. È da tanto che non vieni. Ho ideato un piatto nuovo, è venuto squisito. Valeria, volevo ascoltami. Assolutamente fartelo assaggiare. Poi mi piacerebbe tanto andare al cinema. Mi ci Valeria. Porti? Valeria, per favore, ti ho detto che non posso, capito? Non posso. Perché non puoi? Perché devo lavorare. O devi vedere Eleonora? La devi vedere? No. E comunque la cosa non ti riguarda. Allora vi vedete? Sì, ne sono sicura. Valeria, te l'ho detto, non ti riguarda. Perché non mi riguarda? Perché? Lo vuoi capire che è un anno che non stiamo più insieme? È finita! Valeria, è finita! Sì, sì, lo so. Io ti facevo solo delle domande. Perché mi tratti così, Sandro? Va bene, hai ragione. Scusami, ma mi fai una rabbia. Sei così bella. Potresti avere tutto dalla vita. E invece ti ostini a pensare al passato. Credi, è inutile. Io e te non eravamo fatti per stare insieme, Valeria. Ma noi ci amavamo. Sì, ci amavamo. Ma io sono cambiato. Non ci posso fare niente. Mi dispiace, ma è così. Te l'ho spiegato tante volte. Eleonora, la ami? Valeria, per piacere. Dove vai adesso? Vado. Non lo so dove vado. Ciao. Ciao. Avevamo tutto.
Eravamo così felici. Io lo so che un giorno tutto tornerà come prima. Ne sono sicura. Non può essere diversamente. Venga, prego. Come va? Sta bene? Benissimo, grazie. Ah, sapesse che aria che c'è fuori. Si sente proprio che è arrivata la primavera. Già, ho notato che fa più caldo. Si è comoda. Grazie. Io poi la sento in un modo particolare. L'addio all'inverno mi sembra una data da festeggiare in un modo speciale. Sono ai suoi ordini. Vogliamo andare subito a teatro? Oh, no, no, no. Sono arrivata con anticipo. Mi offra qualcosa da bere? Volentieri. Ho visto che qui negli uffici non c'è più nessuno. Infatti, sono andati via tutti da un pezzo. Io lavoro sempre fino a quest'ora. Lavorare mi diverte. E poi da solo mi concentro meglio. Le va bene? Un aperitivo? Va benissimo. Grazie. E così lei passa qui le sue giornate. Ma che lavoro fa esattamente? Sono a capo del settore amministrativo. Ah, a quanto ne so, mio marito ha messo la Carrara nelle sue mani. Ho l'impressione che qui dentro si fidi solo di lei. Sì, è una grossa responsabilità. Spero di non deluderlo. Nel suo lavoro ci vuole molta freddezza. Bisogna essere molto cinici, valutare le opportunità. È così? Non proprio. C'è chi concepisce i rapporti d'affari come delle partite a scacchi e valuta attentamente ogni mossa. Ma a volte non c'è il tempo di essere troppo prudente e bisogna fare come i giocatori di poker. Rischiare. Bene. Sono contenta di quello che mi dice perché sa, venendo qui, volevo così chiederle un parere. Un parere? Di che tipo? Non so, direi personale. Crede che io sia la persona adatta a darle questo consiglio? Sì, senz'altro, la persona più adatta. Allora mi dica. Beh, ecco, ho conosciuto una persona che mi piace molto. E ho la sensazione che questa persona sia abbastanza simile a me. Che non sia schiava dei pregiudizi e che ci si potrebbe intendere. Però vede, non ho ancora capito se questa persona ha voglia di rischiare, di mettersi in gioco. Forse si tratta di un gioco pericoloso. Oh, no, no, no. No. Però non so come la pensi lui. E il consiglio che voleva da me quale sarebbe? Beh, ecco, ad esempio, quando lei deve trattare un affare con qualcuno, come fa a capire quando è arrivato il momento di rompere gli indugi e di fare all'interlocutore la sua offerta? Beh, è molto difficile anche per un uomo d'affari intuire il momento giusto. Ma se vuole il mio parere, io credo che lei troverà quell'interlocutore molto ben disposto. Ciao. Ciao. Mi sono sbrigata abbastanza in fretta. Cosa stavi facendo? Stavo lavorando, ma non riuscivo a concentrarmi. Le hai già preparate? Sì, te le ho fatte trovare pronte. Avrei potuto farlo io. Guarda se c'è tutto. Potrei aver dimenticato qualcosa. Avevi fretta di liberarti della mia roba. Ti servivano i cassetti per metterci quella di tua moglie. Ma cosa dici, eh?
Adesso sembra che sia io a mandarti via. Invece sei tu che... Oh, sì, 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 certo, hai ragione, hai ragione. Io non ce l'avrei fatta a vederti mentre vuotavi i cassetti, mentre portavi via le tue cose. Sarei stato troppo male e ho preferito farlo io. Vai già via? Sì, è meglio. Eleonora, io devo parlarti. Io non voglio parlare. Capisco, ma io devo spiegarti. Non c'è niente da dire. Ho capito tutto benissimo. Valeria sa di poter contare su di te. Sa di poter venire qua in qualunque momento, anche di notte, di poterci dormire. Anche se tu non sei solo. Hai ragione. Ma Valeria stava male. Sì, ho visto. Ho visto benissimo. Hai visto benissimo cosa? Vi ho visti abbracciati. Eleonora, stavo soltanto cercando di calmarla, di convincerla ad andar via. Certo, questo è quello che dici tu. È incredibile. Io credevo che tu avessi fiducia in me, invece vedo che non mi credi. Eh? Quando me ne sono andata via io, tu non hai fatto niente per fermarmi. Eleonora, Valeria è soltanto una donna complicata e infelice. Non voleva fare niente di male. Smettila di difenderla, per favore. Lo vedi? Tu continui a difenderla perché è tua moglie. Ma come faccio a spiegarti le cose se sei così, se non vuoi capire? Io non sopporto di sentirti parlare di Eleonora, lei. Eleonora, ascoltami. Io e te abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Non possiamo lasciarci per una cosa così assurda. Assurda ti sembra? Sì, io ti prometto che non si ripeterà mai più. Te lo prometto. E come fai ad esserne sicuro? Perché farò di tutto per allontanarla, per non occuparmi più di lei. Però... nel frattempo dobbiamo continuare a vederci. Io non voglio più rischiare di soffrire. Dimmi che vuoi anche tu. Vuoi che ci vediamo? Non lo so. Io da quella sera che te ne sei andata... Si accomodi, ma la signorina Eleonora non c'è. E non l'ha detto quando tornerà? No, non lo so, perché non mi ha detto dove andava. Ma io ho assolutamente bisogno di vederla, è una cosa molto urgente. Ma se lei gentilmente mi lascia il suo nome, io riferisco appena rientro. No, io non posso andarmene senza averla vista. Può fare una telefonata più tardi, la trovo senz'altro. Guardi, non è possibile. Lei non si deve preoccupare, io sono una sua cara amica, l'aspetterò qui. Ma sa, non c'è nessuno in casa, io... ma... Sicura che vuoi andare a casa così presto? Sì. Sono stanca, mi gira la testa. E tu mi hai fatto bere troppo. Potevi dormire da me? No, meglio di no. Tua moglie potrebbe avere la bella idea di venirci a svegliare domattina. Ma dai, smettila di pensare sempre a mia moglie. Per ora mi è un po' difficile. Vedrai. Sistemerò ogni cosa. Lo spero. Io vado, ciao. Ci vediamo domani? Sì, forse. Forse? Vorrà dire che telefonerò alla tua segretaria e fisserò un appuntamento, d'accordo? Ciao. Buonasera, cara. C'è una signorina sua amica in salone che l'aspetta. Un'amica? Chi è? Sì, me l'ha detto il nome, ma non me lo ricordo. Grazie, grazie, Evelina, ho capito. Ti dispiace che sono venuta qui a casa tua? Che cosa vuoi da me? Mica mi diverto a fare delle sorprese. Ah no? Allora perché le fai? Senti, se io oggi ti avessi telefonato, avresti accettato di vedermi? Non credo. Ecco, allora io ho pensato che trovandomi qui avresti capito che è una cosa molto importante. Io non ho nessuna intenzione di ascoltarti. E comunque non abbiamo niente da dirci noi due. Ma perché no? Parliamone. Non vuoi che ci chiariamo, Eleonora? No, non mi interessa.
Senti, allora Sandro non ti interessa? No, non mi interessa il passato di Sandro. Ti ha mai parlato di me? No, cioè, pochissimo. E non ti sembra strana? In fondo sono sua moglie. Ti ho detto che il passato di Sandro non mi interessa.